Hello children, good morning. How are you? Today we are going to see a new topic. Stamani andiamo a vedere un nuovo argomento. In realtà non è nuovissimo, però perché abbiamo incontrato queste paroline già altre volte. Andiamo però a metterle tutte insieme. Di cosa sto parlando? Vediamolo subito. Ah, scusate. Importante, vi servirà Easy Peasy Grammar e il quaderno. Quindi vi aspetto un secondo, andate a prendere questi materiali e ci vediamo tra un pochino. Ok, siete pronti? Come al solito, se io vado troppo veloce nella spiegazione o se c'è qualcosa che non capite, voi potete mettere in pausa il video e tornare indietro e vederlo quante volte vi serve. Andiamo a vedere questo argomento. Si chiama le WH question words, ossia le parole che iniziano con il VH e che servono in inglese per fare le domande. Andiamo a vedere perché si chiamano in questa maniera. Leggiamole insieme. Le WH question words sono parole così chiamate perché hanno in comune le prime due lettere, appunto V and H, e sono usate di solito nelle domande. Sono parole, come vi dicevo, che sicuramente le abbiamo utilizzate, almeno alcune, sicuramente le conoscete, oggi le vediamo tutte insieme. Prendo l'evidenziatore così possiamo segnarle. La prima, who, che corrisponde al nostro chi. Vedete qui sotto il primo esempio, guardiamolo insieme, lo segno con l'evidenziatore giallo. Who is he? He is my best friend. Tradotto, chi è lui? È il mio migliore amico. Prendo un altro colore dell'evidenziatore, rosso. What? What lo conosciamo, what lo utilizziamo per chiedere cosa, che cosa o quale. What's your favorite food? What, qui guardate, c'è l'esempio qui sotto. What's your favorite animal? Questo l'abbiamo utilizzato spesso anche a scuola e la parola iniziale è scritta in questa maniera. Ah, attenzione, perché? Vabbè, lo guardiamo dopo insieme. Andiamo avanti qui. When invece si usa, corrisponde al nostro quando, si usa per quando dobbiamo chiedere un'informazione in riferimento al tempo. Per esempio, guardate l'immagine qui in basso. When is your birthday? It is in June. Quando è il tuo compleanno? È a giugno. Poi abbiamo un'altra parola che l'abbiamo utilizzata spesso, where, che si usa per corrisponde al nostro dove. Vi ricordate, lo abbiamo utilizzato quando chiedevamo per esempio where are you from, da dove vieni, oppure where do you live, dove abiti. Anche qui c'è un esempio, where is your car, it's in the garage. Dov'è la tua macchina? È nel garage. Attenti, perché ora c'è questa parolina qui, why, che significa il nostro perché. Questo why però lo possiamo utilizzare nel perché di domanda. Quindi, se dobbiamo per esempio chiedere perché sei felice, dovrò utilizzare why are you happy. Ve lo scrivo? Ve lo scrivo. Vediamo se mi riesce, eh. Mettiamolo qui. Why are you happy? Vedete, abbiamo utilizzato why per fare la domanda. Nella risposta non dobbiamo utilizzare why, ma si utilizza un'altra parola che è because. Because è
significa sempre perché, ma si usa per rispondere a una domanda. Why are you happy? Because I won the game. Perché ho vinto la partita. Questo poi, quando avremo occasione, sia con le video lezioni e sia quando ci tornerà a scuola, lo ripassiamo meglio. Però intanto abbiamo un'idea. Un'altra parola che qui lo segna, ma alla quale ora per il momento non ci concentriamo troppo, è whose, di chi. Si usa con il nostro di chi. Per esempio, se guardate con me, qui dove sto indicando ora con il pallino rosso, dove c'è l'esempio, qui la maestra chiede di chi è quel libro. Questo di chi è si traduce con whose. Whose book is that? Is mine. Però per il momento questa domanda lasciamola da parte. Ah, guardate, questo che vi ho spiegato di because and why lo trovate scritto anche qui. Quindi io vi consiglierei, facciamoci una linea e colleghiamoli. Tac, tac, tac. Così almeno questo qui ci rimane chiaro. Ultima cosa a cui dobbiamo fare attenzione per quanto riguarda le question words, è la parola which. Ve la segno qui, guardate a me, pagina 39, dove sto scrivendo di giallo. Which. Which corrisponde a quale e a quali, ma è un po' diversa da what. Perché what si usa quando si sceglie tra molte alternative. Per esempio, what's your favorite dessert? Vuol dire qual è il tuo dessert favorito in generale, oppure what's your favorite animal? Qual è il tuo animale preferito in generale? E in questo caso utilizziamo what. Ma se dobbiamo chiedere invece una risposta precisa, per esempio, quale animale preferisci, il cane o il gatto? Non possiamo utilizzare what, ma dobbiamo utilizzare which. Which quindi si usa quando si deve scegliere tra poche alternative. Which flower do you want? Chocolate or cream? Qui il gelataio gli sta chiedendo al bambino: quale gusto vuoi? Cioccolato o crema? Quindi non gli sta chiedendo il suo gusto preferito, ma gli sta chiedendo quale tra i due gusti vuole. In questo caso quindi si deve utilizzare which. Ora, prima di andare avanti, io vi consiglio di rileggere per conto vostro queste due pagine, studiarle un pochino e osservare bene gli esempi. Quando avete fatto questo, andiamo avanti nel video successivo. Welcome back, bentornati. Ora prendiamo il nostro quaderno a pagina nuova e scriviamo il titolo. WH question words. Dobbiamo fare uno schema in cui far rientrare tutte le question words. Attenti, perché oltre a queste quattro che vedete in questa pagina ne abbiamo altre quattro. Quindi vedete un pochino voi come distribuire lo spazio sul vostro quaderno. Potete utilizzare due pagine, potete utilizzare le colonne, quello decidete voi. Io sicuramente leggo più veloce, quindi voi potete mettere in pausa il video e copiare con calma quanto è scritto qui alla lavagna. Le guardiamo comunque insieme. Abbiamo detto who corrisponde a chi. Who is she? Chi è lei? She is my mom.
What. What corrisponde a che cosa, oppure quale, quando si può scegliere tra molte alternative. Ad esempio, what's your favorite animal? Qual è il tuo animale favorito, preferito in generale? Mentre, quando dobbiamo scegliere tra poche alternative, dobbiamo utilizzare la parolina which, che significa sempre quale, ma scegliendo tra poche alternative. Ad esempio, which animal do you prefer? Cat or dog? Quale animale preferisci? Il gatto o il cane? Quindi qui non è in generale, è tra poche alternative. La parolina where, che corrisponde a dove, where do you live, where are you from, queste le abbiamo utilizzate anche noi a scuola. Se sono andato veloce, voi fermate il video, finite di copiare questa prima parte delle parole, poi date di nuovo inizio al video e andiamo nella pagina seguente. Ci rimane da scrivere when, che corrisponde a quando. Per esempio, se vogliamo chiedere quando è il tuo compleanno, diremo when is your birthday. Why, in senso di domanda, che corrisponde a perché. Why are you sad? Perché sei triste? Ricordatevi, anche se qui non è scritto, che nella risposta non si risponde utilizzando why, ma si risponde utilizzando because. Per vedere come è scritto because, andate su Easy Peasy. Poi abbiamo whose, che corrisponde a di chi, ma per il momento lo scriviamo, ma lo lasciamo tra parentesi. Non lo facciamo, voi scrivetelo sul quaderno, ma lasciamo tra parentesi. Mentre andiamo a vedere quest'altra, l'ultima parola, che non inizia con WH, ma che è sempre una domanda, che una parola che si usa per fare le domande e che noi conosciamo, ed è la parolina how, scritto H-O-W, e corrisponde in italiano a quanto e a come. Noi infatti la conosciamo perché l'abbiamo utilizzata per chiedere how old are you, quanti anni hai, oppure per chiedere how are you, come stai. Quindi vedete, la stessa parolina l'abbiamo utilizzata in due modi diversi. Quando avete scritto queste parole, prendete Easy Peasy a pagina, scusatelo, la cerco, mi sembra sia pagina 57, e facciamo l'esercizio di pagina 57. Il lavoro non finisce qui, perché troverete ora, non qui, ve li mando, dovete copiarle sul quaderno, una serie di domande e un video da guardare. Dopo aver visto il video, provate a rispondere alle domande. Buon lavoro, e se c'è qualsiasi problema, scrivetemi e fatemi sapere. See you soon. Bye bye.